Sobretot, són els gent que li preia. Oggi mi sorgem, studiamo Sacher Zucca Dav Kaf. Ora iniziamo da Abu Dhabi 20 righe sopra. La Gemara adesso menzionerà una braità riguardo allo Sach, Sach di Sfoie. Tanabaran. Marzella c'è il Shifa. Shifa e abbiamo Shifa e Shilgemi, abbiamo già menzionato queste due piante in Daf Te Zain Amud Alef. E Shifa è carice o falasco, falasco, che sono piante che, le quali fibre vengono usate per produrre, per esempio, dei sedili trecciati. I gemi sono giunchi, anche vengono usati per trecciare. Adesso, se qualcuno ha fatto una stuoia di queste piante, di shifa o di gemi, che sono soffici, non sono duri, però non ha avuto nessuna intenzione, non ha stabilito, non ha definito per quale uso verrà fatto, se è gdola, se è grande, mesachimba, si può usare come schach. Tana e Mesachimba. Se è piccola non si può usare perché generalmente è fatta per coricarci sopra. Però se è fatta shel kanim e shel chilat, se è fatta di canne oppure chilat, che è calamo aromatico, oppure può essere anche carice, anche un tipo di carice. Perciò, se è una stuoia gdola mesachimba, si può usare per schach, però arugà, se è stata intrecciata, è mesachimba, non si può usare per schach, perché indubbiamente è stata destinata a servire da giaciglio, perché è soffice e comoda. Rabbi Shmuel Rabbi Yossi Omer Bishom Aviv Achadzu Achadzu Mesachim Ba Vechen Haya Rabbi Yossi Omer Kidvarav. Rabbi Shmuel dice in nome di suo padre Rabbi Yossi che sia una piccola stuoia che una grande si può usare per Schach, e così anche detto Rabbi Yossi. Adesso iniziamo una nuova sughia per la quale bisogna necessita una piccola introduzione, che si tratta di Ilchot Tum'a v'Tahara. Un morto è via avot ha'tumah, e una persona, utensili che toccano un morto, diventano avot ha'tumah e sono impuri per 7 giorni. Una persona, utensili che hanno toccato una persona che è avot ha'tumah, diventano Rishon Tumah, primo livello di Tumah, cioè il primo Ava Tumah è più impuro. Rishon Tumah è chiamato così, primo livello, e sono impuri fino alla sera e non rendono impuri persone e utensili, bensì solo cibi e bevande. Zav è Ava Tumah e la sua impurità è identica a quella di colui che ha toccato morto, però ha una tumà aggiuntiva, e cioè che se si è seduto o si è coricato o si è o ha cavalcato su qualcosa, quella cosa non diventa Rishon Tumah, come detterebbe la nostra logica, ma bensì rimane Ava Tumah, così come la tumà del Zav stesso, ed è chiamata Tumat Midras, cioè tumà di colui che si appoggia o si siede o si corica su quella cosa. Utensili di legno che hanno una cavità sono soggetti a cibi impurità, però non sono soggetti a cibi Tumat Midras. Però se sono stati destinati, quando sono stati fatti, sono stati destinati a essere da servire da giaciglio, allora in questo caso sono sì soggetti a Tumat Midras, impurità di un Zav.
Zev, solo per ricordare, Zev è una persona che è affetta di gonorrea. E utensili di legno che hanno una cavità sono soggetti a ricevere pulita, però non sono soggetti a ricevere Tumat Midras. Però se sono stati destinati a servire da docilio, allora sono sì soggetti a Tumat Midras. E Pshutei Kletz sono utensili lisci che non hanno una cavità, per esempio un asse, una tavola di legno che è liscia, non ha cavità, non è soggetta a ricevere impurità. Però se sono stati destinati, quando sono stati fatti prodotti, sono stati destinati a servire di giaciglio, allora in questo caso sì, e sono soggetti a ricevere impurità di Tumat Midras. Perciò rimangono Avatumah, così come abbiamo detto, come il Zav stesso. Gemara, Tanana Tam, abbiamo studiato in una Mishnah di Masoret Duyot, con la Chotzalot, e la Gemara chiederà di sapere cosa intende per Chotzalot. Indubbiamente siete curiosi di sapere cosa significa, perciò vi dico già, ci sono, Gemara dirà, due pshat. Un pshat che è uno zaino che serviva, che usavano i pastori come cuscino, e serviva, o un altro pshat che erano stuoie. Nanata, con la chozzalot, come ho detto, o zaini che erano cuscini o stuoie, mitamint e tmemet, cioè diventano avatumah. Mitamin, cioè diventano essi stessi, perché quando si dice metamin vuol dire che trasmettono l'impurità a qualcos'altro, mentre se diciamo mitamin loro stessi diventano impuri e ricevono l'impurità del morto e perciò diventano avatumah, si hanno toccato il morto stesso, però non sono soggetti all'impurità di avatumah di Tumat Midras. Come ho detto, Divrei Rabbi Dosa, Achaim Omrim Midras, che siccome sono soggetti sono stati destinati a servire da giaciglio, perciò sono soggetti a ricevere il Tumat Midras. Adesso, siccome Achaim hanno detto che con la Chotzalot, e Achaim hanno detto Midras, che ricevono i puri di Midras, e può sembrare che solo Tumat Midras e non Tumat Met, perciò chiede Gemara, Midras in Tme Met lo, vuol dire forse che solo Tumat Midras e non l'impurità di un morto. Venant nan, con la mitame Midras, mitame Tme Met, che anche se riceve impurità di Midras, riceve anche impurità di Met. Perciò dice Gemara, no, devi dire Ema Av Midras, quando Gemara dice. Cioè, quando la Mishnah dice Midras intende Afmida, anche. Ma è Chotzalot. Cosa significa Chotzalot? Amar Avdimi Bar Amduri. Marzubli. Ma è Marzubli? Che significa Marzubli? Arrabbiava Mezzabli. E è uno zaino che un pastore usa come cuscino o come materasso. E i saggi, cioè Chachamim, dicono che è soggetto a impurità di Midras, perché infatti i pastori lo usano per giacerci sopra. Però Rabbi Dosa è l'opinione che siccome essenzialmente è un utensile e siccome c'è un'espressione che si dice cum benasset melachteno, cioè vuol dire così, per esempio se dicono a una persona
vi do un esempio. Se per esempio uno sta seduto su un secchio, per esempio. Adesso vogliono usare il secchio per uno scopo specifico. Adesso il secchio non è usato come sedile. Diciamo, l'ho messo secchio e l'ha capovoltato, l'ha girato e ci si siede sopra. Adesso gli dicono alzati e facci usare questo utensile. Ci sono dei casi e se l'utensile è usato per sederci sopra, allora non diciamo che questo utensile può ricevere impurità. Dipende per quale scopo è stato usato. Perciò dice Rabdosa che questo utensile, cioè in questo caso è lo zaino, essenzialmente è un utensile che è usato come zaino, non per giacerci sopra, e perciò non può, non è soggetto a ricevere questa impurità. O perché non è comodo giacerci sopra, o perché è duro, o perché lo fanno molto raramente, lo usano molto raramente come giacillo. Lo shemela kishomer. Mahzalot mamash, che questa parola, chutzalot, significa stuoie. Ve'aza Resh Lakish letame, e Rabbi Resh Lakish è assiduo nel suo modo di pensare, perché lui ha sempre sostenuto che Damar Resh Lakish, Areni Kaparat Rabbi Chiya Banav, Areni Kaparat Rabbi Chiya Banav significa che se qualsiasi cosa che io soffrirò è che sia in favore delle anime di Rabbi Chiya e di suo figlio. È un'espressione di rispetto. Shebitkhila, Shenishtakha Torah Mitzrayel, inizio quando la Torah fu dimenticata dal popolo ebraico, alla Ezra in Babel, visada, che Ezra Sofer salì da Babel a Eretz Israel e insegnò la Torah al popolo ebraico. Chazam Eshtakha, e nuovamente si scordarono la Torah, Rav Hillel Ababli Vesada, e nuovamente Hillel ha insegnato al popolo ebraico la Torah. Chazam Eshtakha, allora Rav Chiya Banav Vesadua, e nuovamente quando si scordarono nuovamente la Torah, Rav Chiya e i suoi figli insegnarono la Torah al popolo ebraico. Chenav Rav Chiya Banav, Lo nechleku Rabbidosa Chamim al mech tzalot shel Usha, che i saggi e Rabbidosa veramente non hanno avuto una disputa riguardo a stuoie di Usha, Shentmeot, che veramente sono impure, e che Shel Tveria, Shentorot, che della città Tveria, che sono pure, al Manechleku, che veramente la disputa di loro tra Abidos e Chachamim consiste al Shear Mekomot, riguardo a stuoie in altri luoghi. Mal Savar Kivan delle Kadiati Valayu, siccome la maggior parte delle persone non usano le stuoie per coricarci sopra, perciò Kedi Tveria Damian sono simili alle stuoie di Tveria che sono pure, che sono destinate a, non sono destinate a giacerci sopra, e diciamo possono essere, sono usate diciamo per Schach. Per la sua casa, come al Savar, e invece i saggi dicono che vande micre viat vialaio, come può succedere qualche caso, anche diciamo raramente, che qualcuno ci siede sopra o ci giace sopra, che d'Usha Damian sono come le stuoie di Usha, della zona chiamata Usha, e perciò sono soggette a impurità, e perché la gente ci si carica sopra, corica sopra. E vediamo che Resh Lakish dice che la disputa tra Rabidosa e Chachamim si riferisce a stuoie. Se sono soggette a impurità di Midrash, Tumat Midrash oppure no. E perciò vediamo che questa è come la disputa che abbiamo visto poco fa. Adesso la Gemara ripete ciò che abbiamo studiato riguardo a ciò che ha detto Rabidosa. E vuole dimostrare che c'è una
contraddizione in ciò che dice, perché Amar Mar, abbiamo detto prima nella precedentemente nella Mishnah, che Kol HaChotzalot Mitamin Tmemet Divrei Rav Dosa, che tutte le stuoie sono soggette a ricevere impurità di un morto, così ha detto Rav Dosa, Vatania, Vechena Rav Dosa Omer Kedvarav, e invece Rav Dosa ha detto come Rabbi Shmuel e Rabbi Yossi, che si possono usare, si può usare anche una piccola stuoia per Schach della Sukkah. Perciò vuol dire che le stuoie non sono soggette a impurità, perché si possono usare per Schach. E allora, come dice Rabbi Dosa, che sono soggette a impurità di un morto? E risponde Gemara, lo kasha, ad itle gedanpa, e che si tratta, che sono stuoie che hanno un bordo tutto attorno, che vengono usati, queste stuoie vengono usate per metterci sopra degli oggetti, diciamo frutta per esempio, affinché non cadano. Beatelet le kedanfa, e il caso che dice che si possono usare come schach, si tratta che non hanno un bordo, perciò non sono utensili, perché non vengono usati come utensili per metterci oggetti come per esempio della frutta, e siccome non hanno il bordo, allora non sono soggetti a impurità, che non sono utensili, e perciò si possono usare come schach, e perciò non c'è contraddizione. E c'è una disputa tra adesso una Gemara e quali sono queste chutzalot che abbiamo visto nella Mishnah. Metivi hanno chiesto nell'Accademia Chutzalot shel Sham ve shel Gemi ve shel Sak ve shel Spira. Sham è sughero, e perciò stuoie fatte di sughero, ve shel Gemi fatte di giunchi, ve shel Sak fatte di pelo di capre, ve shel Spira fatte e di pelo della criniera di cavallo oppure della coda di cavallo. Mitamet mehmet è soggetto a ricevere impurità di morto, di vera rabbi dosa. Chaim omrim af midras, non solo questa impurità di morto, ma bensì anche l'impurità di midras di zav. Bisham adamar marzubli, secondo l'opinione di Rav Abdimi, che ha spiegato che marzubli, che queste chotzalot sono zaini di pastori che le usano come cuscini delle volte, allora si può capire l'opinione di Rav Dosa che sono soggette a impurità perché sono fatti di shelsham veshelgemi, di sughero e di giunchi, e perciò chazor lekinta depere, si possono usare come per farne delle ceste, e benché hanno dei fori, ci sono spazi abbastanza vuoti tra le fibre di, sia di sciamo, di ghemi, di sughero, di giunchi, però si possono mettere della frutta dentro, e perciò sono utensili che possono servire a uno scopo come utensili, e perciò sono soggetti a impurità. E così ugualmente, shel sak ve shel spira, così ugualmente fatti di pelo di capra e di pelo di cavallo, che si possono trecciare abbastanza bene, e sono considerato chasere gulke vezzani, si possono farne dei sacchi o delle borse. Perciò, Rabbi Dosa ha l'opinione che questi zaini di pastori sono soggetti a purità. E la domanda è, ma marzalot mamash? Se però diciamo che chutzalot vuol dire marzalot, vuol dire stuoie, allora bishlama shel sak ve shel spira dechazu le pirse e ven nafevata. Secondo l'opinione di che se sono fatti di pelo di capra o pelo di cavallo, che si possono usare sia per farne delle tende, piriasse,
vuol dire come tende, una papata vuol dire setacci, per setacciare la farina. Si possono farne tende che benché non sono utensili, perciò, però comunque sono soggetti a impurità, ugualmente, e si possono farne i setacci, che sono utensili, e perciò sono soggetti a impurità di morto. E la shashamashilgemi, però, stuoie fatte di sughero e di giunchi, che quando vengono trecciati e lasciano parecchi spazi vuoti, allora le mai caso a che scopo possono servire? Sono Gemara e possono servire a caso nell'asiata e a coprire le grandi pentole che vengono usate nelle birrerie dove producono la birra. I Kadamri, ci sono altri che chiedono la domanda in maniera diversa e chiedono così: Bishamad amar chotzal machzalot mamash, secondo l'opinione di Rish Lakish, che spiega che chotzalot vuol dire machzalot, cioè chotzalot vuol dire stuoie, allora si capisce che ciò che dice Rav Dosa, che tutti i tipi di chotzalot sono soggetti a impurità di morto, che benché non sono destinati, non sono stati destinati a servire da giaciglio, però perché chozzalot di sughero e di giunchi, caso le nasiata, che sono idonei per servire, per servire come coperchi per le grandi caldaie delle birrerie, e mozzalot, però, mozzalot e stuoie fatti di sac vesce spira, caso le parse venavata, però, stuoie fatte di pelo di capra e di pelo di cavallo, sia della criniera sia della coda, sono adatti per farne sia delle tende sia setacci per setacciare farina. Perciò sono adatti sia a ricevere purità. Sono idonei, possono essere ricevere purità perché sono utensili. Possono servire da utensili. E la Mademar Marzulli, però secondo Rabdimi, che dice che ha spiegato che chotzalot vuol dire zaini di pastori, Bishlam Hashem Sakhu Shespira, si può capire che questi zaini sono stati prodotti da pelo di capra o pelo di cavallo, che si possono intrecciare facilmente, perciò possono soggetti a impurità, però perché? De caso le gulche vezzane, perché si possono farne dei sacchi e delle borse per metterci dei legumi e piccoli frutti. E la shashamashel gemi rimane caso. Però zaini fatti di sughero e di giunchi a cosa possono servire? Risponde Agmara, caso le quinta de peire, possono servire a metterci dentro, benché c'hanno grandi fori, e possono metterci frutti grandi che non passano attraverso questi fori. E perciò utensili che sono soggetti a ricevere impurità. Mi ha detto Amra Bechanina, Kshirati la Gola, quando sono andato da Eretz Israele all'estero, cioè in Babilonia, per la Berta Chodesh, per decidere che l'anno sarebbe stato. A che avremmo intercalato un altro mese, che sarebbe stato un anno bisestile. Mazzati zakene chad v'amarli mesachin bebudia, e trovai un vecchio che mi disse che si può usare budia, cioè una stuoia, per fare uno schach. Kshibati tzera Rabbi Yoshua, achi abba, quando andai da Rabbi Yoshua, che era mio zio,
Udale Dvarav, e ammise che ciò che ha detto questo vecchio è corretto, che, e cioè che si possono usare stuoie per Schach. Amar Rav Chisda, disse Rav Chisda, Vuudelet le Gedanfa. Però questa condizione che queste stuoie non hanno un bordo che servono per come utensili per metterci della frutta dentro affinché la frutta non cada fuori, non fuoriesca. Amarula, ane buddhiata de bnei mechosa, e queste stuoie della città mechosa, i male kirshelai mesarimbo, queste stuoie sono fatte con un bordo rialzato per metterci dentro della frutta. Però se non avessero questo bordo, allora si potrebbero usare come schach. Taniame Achi, abbiamo studiato anche un'altra braità che dice come Ula, che in Sanremo e Budia, che si possono usare stuoie come schach, però vi mieslem kir e in Sanremo. Però se hanno un bordo da essere usate come utensili per metterci della frutta, affinché non cada fuori, allora non si possono usare Pesach. Adran alach sukkah, mitzashem v'lineder. E cominciamo solo un po' con la Mishnah. Hashem tachat hamitah v'sukkah lo yetzah d'chovato, arba yudah nohagin hayinu, sh'hayinu yishanim tachat hamitah v'fnei hazkenim v'lo amru lanu dabar. Anu shimon maaseh betavi avdo shel rabbi gamliel, sh'hashem tachat hamitah v'amar lehem rabbi gamliel lezakenim, ראיתם את אבי עבדי שהות המחכם יודע שעבדים פטורים מן הסוכה, לפיכך ישנו תחת המיטה. ובי דרכנו למדנו שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. תרמיה מוקווי, אה כה' מבנדיקה.